Ben arrivati a un nuovo video, sarà un intro, spero molto breve e concisa perché lo sto anche registrando il giorno prima del video perché me ne ero completamente dimenticata. Questo sarà un piccolo motivational Monday, insomma un piccolo, facciamo due pulizie, nel frattempo ordiniamo e riorganizziamo. Ne ho approfittato, insomma, dato che nel vlog di ieri vi ho fatto vedere che ho acquistato un nuovo portaposate da Lidl per svuotare completamente i cassetti, dare una bella pulita, riorganizzarli, risistemarli, quindi lo facciamo insieme, quindi 3, 2, 1, alla volta. Primissima cosa, vado a svuotare completamente da tutte le posate il primo cassetto che, come potete ben vedere, ha bisogno di una bella pulita. Una volta tolto il portaposate vado a passarlo con il napisan per superficie alimentare, nel caso potete tranquillamente anche lavarlo, insomma, nel lavandino con acqua e sapone, come preferite. Dopodiché aggiungo dell'acqua calda, dell'aceto di vino bianco e del sapone e butto dentro tutte le posate. Nel mio caso non dovevo fare la lavastoviglie, ne ho approfittato, me le sono sciacquate tutte quante così e piano piano, una per una, esatto, le ho asciugate e messe sopra degli strofinacci a finire di arieggiare. Reinserisco il portaposate e distribuisco nell'esatto ordine in cui avevo tolto tutto. Alcune cose le ho spostate poi nel cassetto di sotto, come vedrete, ma bene o male l'organizzazione di questo è rimasta pressoché invariata. Apriamo il portaposate di Lidl che ho preso ieri, insomma che vi ho fatto vedere nel vlog di ieri, e vado a lavarlo appunto con acqua e sapone in tutte le sue varie parti. Lo vado anche per appunto a smontare degli altri pezzi e lo lascio asciugare un po' per poi passarci successivamente, comunque sia uno straccio, per asciugare i vari bordi interni che magari da soli non si sono asciugati bene. Questo è il mio cassetto allo stato attuale, che per me super disordinato, quindi svuoto come ho fatto con quello prima e spruzzo in questo caso però la mucchina spray, quella appunto igienizzante che utilizzo sempre. Lascio ovviamente asciugare i cassetti, mi sono dimenticata di dirvelo prima. Inserisco il portaposate, cerco di capire come poterlo regolare per sfruttarlo al meglio. Una volta fatto questo, piano piano inizio a riempirlo di tutti quelli che sono i miei attrezzi vari ed eventuali. Ovviamente dovete gestire i cassetti in base a quelle che sono le vostre esigenze, le vostre abitudini, quindi nel mio caso ho preferito disporlo così, ma se voi avete altre modalità o altre preferenze, chiaramente la mia è soltanto un'idea in base a quelle che sono le mie abitudini. Il terzo cassetto è quello dedicato ai vari strofinacci, tovaglie, tovaglioli. Anche qua vado a svuotarlo, do una bella pulita e piano piano lo riorganizzo, anche se non vado a fare grossi cambiamenti.
ho voluto utilizzare il metodo KonMari, il famoso metodo Marie Kondo, per disporre gli stracci diversamente, in modo tale da averli tutti in bella vista. E tra l'altro un metodo che piano piano sto utilizzando anche per altri angoli della casa che prossimamente vedrete. Per concludere, il quarto cassetto è quello che io utilizzo per i vari contenitori, ciotole varie ed eventuali, e questo qui è sempre un incastro. Alcuni di voi mi hanno chiesto come li organizzo, i vari contenitori, tupperware eccetera. Io li organizzo in questa maniera qua. Anche qua chiaramente io li tengo messi qua sotto perché per me sono pratici e funzionali da avere lì a portata di mano. E io con questo video spero di esservi stata utile, di avervi dato qualche spunto per riorganizzare i vostri cassetti, ma perché no anche per darvi una bella motivazione a pulirli ogni tanto. Vi auguro una buona giornata e al prossimo video. Ciao!